Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi volevo mostrare tutti gli animali che ho qui in allevamento. Però prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi, lasciate un like e attivate la campanellina per non perdervi nuovi contenuti. Iniziamo col farvi vedere le mie due coppie di nati ornamentali. Una coppia del Zaula brasiliana, questa è quella femmina e lui è il maschietto. E la coppia di mandarina, che questa qui è la femmina e lui è il maschio. Come vedete qui ci sono i due laghetti, uno e due. Qua ho creato un trespolo per renderli tutto il più naturale possibile, perché quest'anno con la riproduzione qui andrò a mettere il nido delle alzaule. Voglio fare un po' rialzato di 20-30 cm in modo tale che possano nidificare benissimo. Poi qua ho messo un trespolo perché so che comunque le mandarine piacciono di molto alti, cioè non, molto alti sì, però io adesso ho soltanto questa possibilità di... posso mettere solo questo, ecco. E basta, l'acqua è super pulita. E anche qui. Qui abbiamo la coppia di cucurita che è divisa da un mese, però non mi ha mai fatto niente. Infatti credo che se non è questa settimana, quella dopo la vado a dividere. E ciao, cioè, a sto punto non ci tengo neanche più, perché da un mese non l'ho mai vista accoppiarsi. Non... ho visto la femmina, si sì, sta nel nido, però non mi ha mai fatto uova. Cioè, se me le faceva fuori. Quindi ormai non fa niente. Qui ci sono le cocorite, le altre due coppie. E qui ci sono i due maschi da vendere che stanno qua divisi, perché poi è un casino. Ora devo scambiare lui perché mi sono sbagliato. Questo qua lo devo liberare e devo mettere il fratello, che è lui, quello là, in modo tale che vendo i due novelli. Proseguiamo andando dai fagiani. Intanto ragazzi, se tutto quanto va come va, tutto se tutto quanto va per il meglio, l'anno prossimo arrivano un sacco di animali nuovi. Qui abbiamo la coppia di dorati che sta benissimo. Ora devo mettere un po' di paglia agli altri nido, che io lascio sempre i nidi perché non so, qualche ovetto gli scappa, sta sempre là. E a fianco troviamo i nostri fagiani Mongolia, il trittico, che forse cedo perché qui voglio metterci i dorati e là voglio, dove stanno i dorati, metterci i piccoletti, al posto dei dorati li voglio rimpiazzare con altre anatre. Insomma, vi ho detto praticamente i nuovi animali, ecco, dell'anno prossimo. Non so se riuscite a vedere bene perché c'ho il sole addosso, ecco, spero si vedano i fagiani. Ok, adesso diciamo i fagiani e le anatre li abbiamo viste e ora andiamo dai cacariche. Ed eccola qua la coppia di cacariche. Il maschio qua e la femmina è dietro la telecamera. Eccola. I due piccolini li ho ceduti. Li ho dovuti dar via perché stanno incominciando a litigare con i genitori. E basta. E queste qua erano le cacariche. Qui abbiamo il nido che però sfortunatamente è piccolo e dovrò cambiare. Sta già costruendo quello nuovo che andrà qui. Adesso passiamo alle galline e poi andiamo al leo, che poi chiudiamo il video. Ed eccoci qui ragazzi, siamo nel pollaio delle galline. Come vedete ho dato accesso alle galline anche a questa parte, perché adesso stiamo cominciando a fare freddo e preferisco che le galline siano anche qui, abbiano luoghi dove ripararsi. Qui abbiamo le solite galline. Anche loro le vorrei togliere, però adesso si devo un attimino vedere. Qui abbiamo tutti quanti il box delle nasci, dove andrò a mettere i pulcini il prossimo anno. Ok. Infine, dietro le galline, troviamo il nostro bellissimo trittico di oche. Eccolo qua. No, scusate, non è infine, non sono l'ultima loro, ci sono anche le tartarughe che vedremo a fine video. Eccole qua. Un maschio Tolosa e le due femmine romagnole.
Anche loro forse le cederò perché voglio mettere una coppia di oghi di razza pura. O terrò le romagnole oppure tengo le tolosa. Devo un attimino vedere quale delle due. Eccole qua. Loro adesso sono chiuse perché vanno dal vicino e quando vanno dal vicino e noi non siamo in campagna le lasciamo chiuse. Però contando che noi siamo praticamente fuori, cioè mio nonno c'è sempre in campagna per un motivo o per un altro, sta sempre fuori. E le oche stanno sempre libere, hanno praticamente tre quarti di ettaro a disposizione, quindi direi che per 3 oche è ottimo. Quindi detto ciò, proseguiamo andando dalle tartarughe. Ed eccole qua, qui ci sono le tartarughe, una e due, la femmina, la prendo meglio. Ermanni Ermanni e il maschietto che è là. Questo ormai avranno una decina di anni ormai, forse. No, l'ho preso 3 anni fa e ne avevano 6, no, 9 ne hanno, quest'anno ne fanno 9. Eccolo qua, intanto ne approfitto per presentarvi i miei 3 cani. Black, un miticcio, Perla, un dalmata e Baluc è in giro. Se volete vedere post di tutti quanti i miei animali, mi raccomando, andatemi a seguire anche su Instagram. Eccoci, dove abbiamo iniziato il video. Stavo dicendo, se volete vedere dei post sui miei animali, andatemi a seguire su Instagram, mi raccomando. Va bene ragazzi, per oggi il video si conclude qui, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi perché a 500 iscritti vi rivelerò un progetto grandissimo che riguarderà le anatre. E basta, per oggi è tutto. Ciao a tutti!